Buongiorno a tutti, io mi chiamo Danilo Domenici. Io sono Susanna Bertelli, siamo ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ai Laboratori Nazionali di Frascati. Oggi ci troviamo nell'aula didattica EduLab, ai Laboratori Nazionali di Frascati, per realizzare una lezione sperimentale dedicata alla fisica moderna. Avete appena assistito a un'introduzione alla fisica delle particelle, ora andremo a concentrarci proprio su una di queste particelle elementari, ovvero l'elettrone. Nel corso della lezione andremo a realizzare una serie di attività dimostrative con cui andremo a investigare alcune caratteristiche dell'elettrone. Ma cosa sappiamo oggi dell'elettrone? Sappiamo che l'elettrone è una particella elementare, cioè non può essere suddivisa in strutture ancora più piccole. E sappiamo che l'elettrone è una particella subatomica, cioè è una delle tre particelle, insieme al protone e al neutrone, che costituiscono gli atomi. Le due caratteristiche principali che oggi ci serviranno per la nostra esperienza dell'elettrone sono la sua carica elettrica, E pari a meno, perché è una carica negativa, 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb. E la sua massa, m, è pari a 9,1 per 10 alla meno 31 chilogrammi. Ho usato per queste grandezze fisiche il sistema internazionale di unità di misura. Come vedete, la massa dell'elettrone è molto piccola, l'elettrone è una particella molto leggera. È la sua massa 2000 volte più piccola della massa del protone. Quindi all'interno di un atomo, gli elettroni che costituiscono la parte più esterna hanno però la massa minore. Il modello dell'atomo che conosciamo oggi è fatto infatti da un nucleo molto piccolo ma molto pesante, costituito da protoni e da neutroni, e da un certo numero di elettroni che orbitano intorno al nucleo e ne fanno la parte di carica elettrica negativa. Oggi, grazie a teorie come la meccanica quantistica e la relatività speciale, possiamo prevedere il comportamento di un elettrone libero, come quelli che vedremo nei nostri esperimenti oggi, e dell'elettrone all'interno dell'atomo. Storicamente, l'elettrone fu scoperto nel 1897 da Joseph Thomson al laboratorio Cavendish di Cambridge, utilizzando degli strumenti noti come tubi a vuoto, che si sono poi evoluti nella versione più moderna dei tubi a raggi catodici. L'importanza di questi strumenti nella fisica moderna è fondamentale, tanto che potremmo dire che l'invenzione dei tubi a raggi catodici sta alla fisica delle particelle come l'invenzione del cannocchiale sta all'astronomia. I tubi a vuoto che Danilo ha appena menzionato sono parenti molto stretti dei tubi a scarica, dei tubi di vetro all'interno dei quali abbiamo un gas rarefatto, ovvero un gas a bassa pressione, per darvi un ordine di grandezza circa 100.000 volte inferiore alla pressione atmosferica. All'interno di questo tubo di vetro abbiamo collocato due elettrodi, un anodo e un catodo. E questo anodo e questo catodo li colleghiamo a loro volta a un generatore di tensione. Si genera quindi una scarica all'interno di questo tubo e in conseguenza a questa scarica si può notare proprio visivamente una sorta di colonna luminosa. La colonna luminosa ha un colore che dipende strettamente dal tipo di gas che è all'interno del tubo a scarica. Come in questo caso abbiamo un gas che è il neon, infatti abbiamo la possibilità di vedere questo dispositivo che è appunto un tubo a scarica moderno e vediamo il colore tipico del neon, ovvero il colore rosso. Cosa avviene all'interno di questo tubo? Gli elettroni emessi dal catodo, da cui il nome raggi catodici, vanno a colpire gli atomi del gas di neon. Questi elettroni vanno quindi a trasferire energia all'atomo, in particolare ai suoi elettroni che passano in uno stato eccitato, disecitandosi emettono energia.
emettono luce. In particolare, se questa luce viene messa nel visibile, noi la possiamo vedere, come in questo caso vediamo la luce rossa del neon. Nel corso degli anni, i tubi a vuoto si sono sviluppati perché si sono perfezionate tutte le tecnologie e le tecniche con cui creare il vuoto e quindi abbassare ulteriormente la pressione. Il tubo che adesso andremo a considerare è un tubo a vuoto che si chiama tubo a croce di Malta. Come potete notare, infatti, al suo interno presenta la tipica croce di Malta. Come abbiamo detto, i tubi a vuoto sono stati ampiamente utilizzati dagli scienziati dell'Ottocento per andare a studiare questi effetti dovuti ai raggi catodici. Tantissimi scienziati, tra cui per esempio Hertz, Crookes, Faraday, fino ad arrivare a Röntgen e Thomson. Ora, tutti questi tubi avevano la funzione di andare a mappare alcune caratteristiche di questi raggi catodici e grazie proprio a questi tubi si è capito che questi raggi catodici avevano carica negativa, che in campo libero si propagavano in linea retta e che in presenza di un campo magnetico venivano deflessi. Andiamo adesso a dimostrare questi effetti. Mettiamo ora in funzione il nostro tubo a raggi catodici. All'interno di questo tubo c'è un filamento metallico di tungsteno che andiamo ad alimentare con una tensione in modo che quando viene percorso da corrente si scalda e per effetto termoionico emette elettroni. Questi elettroni devono poi essere accelerati all'interno del nostro tubo. E quindi andiamo a mettere un campo elettrico con un potenziale a questo elettrodo. Gli elettroni verranno accelerati e vogliamo mandarli a sbattere contro questo bersaglio metallico fatto a croce di Malta. Dobbiamo quindi alimentare con un potenziale elettrico anche la croce di Malta. Facciamo tutti i nostri collegamenti e andiamo ora ad accendere il nostro alimentatore di tensione. Questo display ci indica il valore numerico del potenziale elettrico che diamo ai nostri due elettrodi, quindi la differenza di potenziale tra il catodo che emette gli elettroni e l'anodo che li accelera. L'unità di misura è in kilovolt, quindi migliaia di volt. Già con una differenza di potenziale di circa 2,4 kilovolt potete vedere l'immagine della croce di Malta su questo schermo a fluorescenza. L'ultima parte della nostra ampolla in vetro è ricoperta con un materiale speciale che ha la proprietà di diventare fluorescente quando viene colpito dagli elettroni, cioè si illumina di questo colore verde che potete vedere e quindi abbiamo gli elettroni e l'ombra della croce di Malta. In questo modo possiamo vedere che gli elettroni si propagano in linea retta, ma come facevano i fisici dell'Ottocento a sapere che si trattava di particelle e non di una speciale radiazione elettromagnetica, come per esempio i raggi X, che venivano chiamati raggi Röntgen, scoperti proprio in quegli anni. Beh, usiamo un campo magnetico, per esempio quello prodotto da una semplice calamita di questo tipo. Come vedete, avvicinando la calamita al nostro tubo, l'immagine degli elettroni e l'ombra della croce di Malta viene deformata. Infatti, a differenza della luce, che non risente del campo magnetico, gli elettroni, essendo particelle cariche, risentono dei campi magnetici attraverso la forza di Lorentz, cosiddetta, che è proporzionale alla velocità con cui si muovono gli elettroni e all'intensità del campo magnetico.
Thomson condusse diversi esperimenti grazie ai quali riuscì a determinare che i raggi catodici sono particelle e in particolare riuscì a calcolare il rapporto E su M, ovvero il rapporto che intercorre tra la carica dell'elettrone e la sua massa. In questi esperimenti Thomson utilizzò un tubo a vuoto per creare raggi catodici e quindi elettroni, a cui applicò un campo elettrico e un campo magnetico ortogonali tra di loro e si concentrò sulla configurazione in cui la forza elettrica è uguale alla forza magnetica. Con questo apparato andiamo a riproporre l'esperienza simile a quella condotta da Thomson. Nel tubo a vuoto gli elettroni vengono di nuovo generati da un filamento di tungsteno che andiamo a riscaldare, quindi per effetto termoionico vengono emessi gli elettroni. Andiamo ad applicare una differenza di potenziale con la quale generiamo un campo elettrico e grazie a questa differenza di potenziale e campo elettrico gli elettroni vengono accelerati verso la parte sferica del tubo a vuoto. All'interno di questa parte sferica vedete che è alloggiata una piastra metallica con una scala graduata. All'estremità di questa piastra metallica troviamo due elettrodi che andiamo a collegare a un secondo generatore di tensione per andare a creare un altro campo elettrico, un campo elettrico trasversale. Ora abbiamo gli elettroni, andiamo ad accelerarli. Noi gli elettroni non li possiamo vedere, ma questa piastra metallica è ricoperta da materiale fluorescente, grazie al quale riusciamo a evidenziare il passaggio degli elettroni e quindi tracciare la loro traiettoria. Come vedete adesso, in campo libero, gli elettroni si propagano in linea retta, proprio come abbiamo visto prima con il tubo a croce di Malta. Andiamo ora ad accendere il campo elettrico. In particolare, adesso abbiamo degli elettroni che si stanno propagando in questa direzione e quindi andremo ad applicare un campo elettrico trasversale. Vedete come, variando la tensione, stiamo creando un campo elettrico uniforme, quindi si genera una forza elettrica e l'effetto è quello di far deviare gli elettroni verso l'estremità positiva di questa piastra. Aumentiamo ancora un po'. Nella seconda parte dell'esperimento andremo ad applicare un campo magnetico attraverso delle bobine di Helmholtz e andremo ad annullare l'effetto di questa forza elettrica. Queste sono le bobine di Helmholtz che sono degli avvolgimenti delle spire di rame che adesso andremo ad alimentare, quindi avremo una corrente che percorre queste spire e con una spira percorsa da corrente possiamo generare un campo magnetico. Ricapitoliamo. Abbiamo creato gli elettroni, li abbiamo accelerati e li abbiamo deflessi applicando un campo elettrico. Adesso, come vedete, abbiamo inserito le bobine di Helmholtz. Le andiamo ad alimentare e andiamo a creare un campo magnetico. Una particella carica in un campo magnetico subisce l'effetto di una forza, la forza magnetica detta anche forza di Lorentz. Come potete vedere, l'effetto del campo magnetico è quello di abbassare il fascio di elettroni. Se vedete posso abbassarlo ulteriormente. Nell'esperimento di Thomson forza elettrica e forza magnetica sono uguali e quindi l'effetto totale dell'applicare questi due campi elettrico e magnetico ortogonali tra di loro è quello di ripristinare la configurazione iniziale in cui gli elettroni sono su l'asse principale,
come potete vedere, quindi sono in posizione orizzontale. Vediamo ora qualche semplice formula. La forza dovuta al campo elettrico verticale nell'esperimento di Thomson, che chiamiamo F1, è uguale alla carica degli elettroni per il campo elettrico. La forza invece, chiamata forza di Lorentz orizzontale dovuta al campo magnetico, è uguale alla carica dell'elettrone per la sua velocità per il campo magnetico. L'idea di Thomson fu quindi quella di trovare i valori di E e di B tali che queste due forze fossero uguali. In questo modo possiamo calcolare la velocità degli elettroni, che è pari a V uguale E su B. Adesso dobbiamo aggiungere un'altra equazione che viene dalla conservazione dell'energia. In particolare, l'energia cinetica di un elettrone, un mezzo mv al quadrato, deve essere uguale alla sua energia potenziale, data quindi dal potenziale elettrico, che è E per V, dove V è proprio il potenziale di accelerazione degli elettroni che diamo con il nostro generatore di tensione elettrica. Mettendo insieme queste due equazioni, troviamo che il valore del rapporto di E e M è uguale a 1 diviso 2 per V per E su B al quadrato. In questo modo Thomson poté calcolare il rapporto di E su M e capire che l'elettrone aveva una massa molto piccola, appunto più piccola di quella dell'atomo di idrogeno, e una carica altrettanto piccola. Tramite questa formula si determina il rapporto E su M. Bisogna aspettare l'esperimento di Millikan di qualche anno dopo per avere il valore di E, il valore della carica elettrica, e quindi separare il rapporto E su M e arrivare ai valori che Danilo ha scritto all'inizio della nostra chiacchierata sugli elettroni. Una volta scoperta quindi la carica elettrica e la massa dell'elettrone, si pensava di aver completato lo studio dell'elettrone. Ma fu veramente così? Eh no, Susanna, perché nei primi anni del Novecento avvenne la grande rivoluzione della meccanica quantistica, la grande rivoluzione della fisica moderna. Dapprima, nel 1905, Einstein ipotizzò che la radiazione elettromagnetica, tra cui la luce, che era da secoli considerata un'onda, fosse in realtà costituita di quanti, di particelle energetiche, da cui prende il nome la teoria della meccanica quantistica. Poi, nel 1924, Louis de Broglie fa un'ipotesi ancora più azzardata, e cioè, secondo quest'ipotesi, anche gli elettroni, le particelle, erano accompagnati da un'onda che lui chiamò onda di materia. Quindi non solo la radiazione elettromagnetica mostrava una dualità, un comportamento corpuscolare e ondulatorio, ma anche la materia avrebbe dovuto mostrare, secondo De Broglie, la stessa dualità. De Broglie scrisse anche la formula che descrive la lunghezza d'onda di questa onda di materia. Lambda è uguale a H, che è la costante di Planck, diviso P, la quantità di moto della particella, per esempio l'elettrone. Questo fa capire anche perché con gli oggetti con cui abbiamo a che fare quotidianamente non ci accorgiamo della natura ondulatoria, perché abbiamo a che fare con oggetti di massa molto grande, quindi con una quantità di moto molto grande e conseguentemente con una lunghezza d'onda molto piccola. Ma se facciamo questo calcolo proprio per gli elettroni che abbiamo visto fino adesso, scopriamo che la loro lunghezza d'onda è di circa un angstrom, cioè 10 alla meno 10 metri. Accidentalmente, questa lunghezza d'onda
è la stessa lunghezza d'onda che hanno i raggi X. Ma il fisico inglese Bragg aveva dimostrato già da tempo che i raggi X mostrano una figura di diffrazione quando attraversano un reticolo cristallino. Allora gli scienziati del Novecento ebbero l'idea di verificare la natura ondulatoria degli elettroni usando proprio la diffrazione alla Bragg attraverso un reticolo cristallino. La diffrazione è un fenomeno tipico delle onde, in particolare si verifica quando le onde incontrano un ostacolo di dimensioni confrontabili con la lunghezza d'onda, appunto dell'onda incidente. I reticoli di diffrazione sono dei particolari dispositivi nei quali vengono fatte delle fenditure, delle incisioni, per esempio 600 oppure anche 1000 incisioni linee per millimetro. Un cristallo può essere approssimato a un reticolo di diffrazione. Ora andiamo a dimostrare la diffrazione degli elettroni utilizzando un altro tubo a vuoto. All'interno del tubo gli elettroni vengono collimati e messi a fuoco. Questo fascio viene fatto incidere su una pellicola di grafite policristallina che funge da reticolo di diffrazione. Abbiamo acceso il generatore di alta tensione e quindi stiamo producendo gli elettroni sempre grazie al nostro filamento di tungsteno. Andiamo ad aumentare la tensione e quindi andiamo ad accelerare i nostri elettroni che andranno a incidere sul reticolo di grafite policristallina. Andiamo a osservare la figura che si va a definire sullo schermo fluorescente. Osserviamo la figura di diffrazione che prende la forma di anelli concentrici attorno al fascio di elettroni non diffratto. Abbassando la tensione, noteremo ora che aumentano i diametri degli anelli in accordo con il postulato di De Broglie, ovvero diminuendo la quantità di moto, aumenta la lunghezza d'onda. Abbiamo quindi dimostrato che gli elettroni possono esibire un comportamento ondulatorio e in particolare possono anche essere utilizzati come delle sonde per andare a investigare la struttura interna di un cristallo. Se gli elettroni fossero stati puramente particelle, non saremmo stati in grado di vedere queste figure di diffrazione che abbiamo dimostrato con questo tubo a vuoto. Il fatto che l'elettrone abbia una lunghezza d'onda di De Broglie così piccola, circa 100 volte più piccola della lunghezza d'onda della luce visibile, trova un impiego molto importante nei microscopi elettronici. Avendo una lunghezza d'onda più piccola, possiamo andare a sondare degli oggetti più piccoli di quanto non possiamo fare con il microscopio ottico. Per ironia della sorte, Joseph Thomson nel 1897 dimostrò che l'elettrone è una particella e per questo vinse il premio Nobel. Esattamente 40 anni dopo, nel 1937, il figlio di Thomson, George Thomson, prese il premio Nobel per aver dimostrato con l'esperimento della diffrazione che l'elettrone era anche un'onda. Grazie alle esperienze che abbiamo visto insieme oggi, abbiamo dimostrato alcune caratteristiche degli elettroni. In particolare abbiamo visto che gli elettroni si propagano in linea retta e in presenza di campi elettrici e in campi magnetici possiamo deflettere e deviare la loro traiettoria. Inoltre abbiamo anche visto che gli elettroni possono esibire il comportamento di onda. Tutte queste caratteristiche e queste proprietà che abbiamo visto insieme in realtà sono utilizzate anche nella fisica degli acceleratori, a partire dal callone elettronico, che è il modo in cui vengono appunto prodotti gli elettroni all'interno di un esperimento di fisica delle particelle. Eh sì, infatti gli elettroni sono i protagonisti di molti acceleratori. Il primo acceleratore di particelle italiano fu costruito proprio qui a Frascati ed era proprio un elettrosincrotrone. Oggi invece abbiamo Daphne, che è un collisore. Facciamo cioè collidere gli elettroni di nuovo con le loro antiparticelle, i positroni. Acceleratori simili si trovano oggi in molte parti del mondo, come in Russia e come in Giappone.
Abbiamo quindi concluso la nostra lezione sperimentale dedicata alla fisica dell'elettrone e vi ricordiamo che se avete domande o dubbi relativi alle dimostrazioni che abbiamo visto insieme durante questa lezione, potete contattarci via email. Arrivederci a tutti! Arrivederci!